I primi 100 metri di via San Giovanni in Laterano, da via Ostilia a piazzale del Colosseo, dal 2001 sono diventati il punto di riferimento più stabile della comunità gay romana e non solo. Anche di quella nazionale e internazionale, visto che la cosiddetta Gay Street è segnalata su tutte le più importanti guide gay del mondo. Anche se con molti anni di ritardo, oggi anche Roma ha un punto di ritrovo per gay e lesbiche, così come già le maggiori capitali europee. Vedi il quartiere di Soho a Londra, Le Marais a Parigi, La Cioeca a Madrid o Schöneberg a Berlino. Voglio dire due parole rispetto a questa strada. Ogni città europea, le più grandi città europee hanno un quartiere gay, un quartiere dove le persone omosessuali, lesbiche, transessuali, transgender hanno la possibilità di creare il loro spazio con la città, hanno la possibilità di aggregarsi, di vivere i loro diritti, di divertirsi, di costruire le loro famiglie, i loro sogni, i loro progetti. Anche Roma, la capitale d'Italia, la città più importante del paese, ma una tra le città più importanti e più antiche d'Europa, ha diritto ad avere il proprio quartiere gay. Guardate, c'è un colpo d'occhio meraviglioso, veramente un colpo d'occhio meraviglioso. Questa zona della capitale è particolarmente importante da un punto di vista storico e culturale. Si affaccia da una parte sul Ludus Magnus, la principale palestra dei gladiatori dell'antica Roma, e dall'altra guarda l'anfiteatro Flavio, più famoso col nome di Colosseo. Ma solo 10 anni fa questa zona era completamente abbandonata. Per questo nel 2010 si è costituito un gruppo di esercenti, associazioni e privati residenti a cui stava a cuore la riqualificazione di questi 100 metri di strada. Io spero che le cose presto possano cambiare, dando un segnale più forte, più concreto, cercando di coinvolgere di nuovo quella che è la nostra generazione, quella più giovane, ai fatti proprio della nostra comunità, in maniera tale che si possa almeno aiutarci fra di noi e difenderci a vicenda. E viva la Gay Street! Per meglio conservare e far fruttare le potenzialità di questo tratto della città, l'associazione chiede che venga completamente pedonalizzata, mentre adesso è zona a traffico limitato e solo durante le ore serali. La completa pedonalizzazione migliorerebbe il decoro urbano e permetterebbe una più facile fruibilità anche da parte di turisti, che proprio da questi 100 metri arrivano in visita al Colosseo. I negozianti della zona già mettono quotidianamente a disposizione i propri servizi ai turisti, ma oggi chiedono di più. Obiettivo dell'associazione, infatti, è rendere questo scorcio di Roma uno dei salotti pedonali della città con panchine e fioriere. La fattibilità di questo progetto è facilitata dal fatto che la strada è già a senso unico e a bassissima percorrenza, e la pedonalizzazione non influirebbe sulla viabilità della zona, perché sarebbe possibile deviare quel poco traffico in via dei Santissimi 4. Questo obiettivo apporterebbe ricchezza e accrescerebbe il numero di impiegati nelle varie attività della zona, che sono già oltre 50. Tutti, insomma, gioverebbero della pedonalizzazione di questi 100 metri di Roma. I residenti avrebbero una strada più decorosa, i negozianti si affaccerebbero su una zona più attrattiva per i turisti e il pubblico potrebbe godere di una strada più bella e più sicura. E l'amministrazione comunale avrebbe un riconoscimento pubblico dalla comunità LGBT nazionale e internazionale.